Amici da Tactical Riders, oggi siamo alla linea dei 10 metri per pistola dell'isola del tiro del poligono Cieli Aperti di Colonial Serio in provincia di Bergamo per provare l'ultima nata di Casa Beretta, niente meno che la 92X Performance. E come vedete non sono solo, sono ancora con il campionissimo Roberto Vezzoli, che è uno dei padri, diciamo, del progetto 92X, e infatti subito mi levo e passo il testimone a lui per descriverci questa meraviglia. Buongiorno a tutti, oggi con l'amico Carlo parleremo della 92X, che è un progetto nato poco più di un anno fa in Beretta tramite la collaborazione del reparto ingegneristico con il product manager Nicola Lorenzi e io e altri tiratori del team Beretta. Quindi partiamo dal presupposto che questa è un'arma fatta dai tiratori per i tiratori, quindi siamo voluti partire dall'impianto meccanico M9, che è uno degli impianti più affidabili presenti oggi sul mercato, per sviluppare tutte quelle caratteristiche che un tiratore va a cercare in un'arma che utilizza per l'attività competitiva, agonistica. In primis abbiamo aumentato il peso generale della pistola, quindi abbiamo strutturato il fusto passandolo dall'Ergal GS all'acciaio, aumentando il peso in maniera sostanziale, portandolo praticamente sullo stesso livello delle competitive Shadow 2 o Stock 2. In questo modo abbiamo però voluto portare il baricentro delle masse un pochettino più indietro rispetto alle altre pistole in commercio, proprio per aumentare la sensazione di controllo soprattutto nel brandeggio. Quindi il baricentro non è più davanti al grilletto, ma va a portarsi un pochettino dietro. Questo dà subito la sensazione della controllabilità dell'arma sugli spostamenti. Il carrello che abbiamo inteso utilizzare è un carrello Brigadier, quindi rinforzato nelle zone di lavorazione del blocchetto di chiusura e fornito di serration anteriori e posteriori per una migliore per un miglior utilizzo dello slide. Ecco, le nuove serration sono a denti di sega, quindi hanno l'incidenza verso il davanti proprio per aumentare l'effetto grip in qualsiasi condizioni, quindi col caldo, il freddo, l'umido, il secco, insomma la mano agisce in maniera incisiva sul carrello. Allo stesso modo abbiamo sostituito le mire nate per il tiro operativo con delle mire con regolazione micrometrica e con la fibra ottica anteriore più avvocate a un tiro agonistico, quindi che ti aiutano molto nell'acquisizione per quanto riguarda la fibra, e con un mirino abbastanza sottile per aiutare l'acquisizione di bersagli piccoli a medie e lunghe distanze. È stato leggermente modificato è stata leggermente modificata la linea dell'impugnatura, con un'elsa più pronunciata, uno sperone più arcuato di modo da andare a incassare bene la mano più in alto rispetto alla versione normale. Allo stesso modo anche questo punto è stato alzato di circa 1,5 mm proprio per garantire il massimo della possibilità di alzare la mano sull'impugnatura al fine di limitare l'impennamento durante il fuoco. Cuore pulsante di questa pistola infine è l'impianto di scatto. Tutta la meccanica dello scatto è stata rivisitata al fine di aumentare le caratteristiche di leggerezza e pulizia proprio dello stesso, ma soprattutto di accorciare le corse. Quindi abbiamo una precorsa molto corta, uno sgancio molto corto e soprattutto un reset cortissimo. Si aggira di serie intorno al millimetro, quindi un recupero della catena di scatto assolutamente breve, tutto a vantaggio di una cadenza più alta nei tiri, diciamo, corti o cortissimi. Di serie verrà fornita con il cane scheletrato e la leva a scatto trattate con una particolare finitura che diminuisce gli attriti e garantisce di fabbrica uno scatto in doppia azione di circa 3 kg e di circa 1,2 kg in singola azione, di fabbrica. Scatti che poi durante l'assestamento, quindi nell'arco di 1.500 cartucce, scenderanno di circa il 10% per arrivare a 2,8-2,9 in doppia e 1 kg circa in singola, che è praticamente quello che si ottiene prendendo una pistola
dal mercato commerciale e portandola a un Gasmit. Noi la forniamo, diciamo così, già di serie. Altre piccole migliorie sono state il pulsante di sgancio del caricatore maggiorato, la leva di smontaggio leggermente maggiorata, comunque che rimane all'interno degli ingombri delle leve di manovra dell'arma, che serve come riferimento al pollice della mano debole per quando va a impugnare la pistola. La leva arresto per otturatore cartucce esaurite con un profilo inclinato in modo da non ingaggiare il pollice che impugna la pistola in questo modo durante la fase di avviso di cartucce esaurite. Questo ci aiuta e ci garantisce la possibilità di avere sempre la pistola ferma in caso di fine munizioni e ci evita di fare il fastidiosissimo click, che uno bam bam bam, click, spara e poi si accorge che sono finite le cartucce. Questa ci rimane aperta in maniera sistematica e quindi ci aiuta anche a evitare questo piccolo gap. Un'altra piccola miglioria è stata l'approfondimento, diciamo l'allargamento del bocchettone di alimentazione che facilita le operazioni di cambio di caricatore rapido. Sono previste una serie di accessori che garantiscono una modularità importante dell'arma, partendo dalle guancette, dove sarà possibile avere guancette ultra slim in alluminio, medie come quelle che ho montato io in questo caso, e diciamo così large, che riprendono la forma dello stripper posteriore, portandolo alla misura di una 98 normale, praticamente di una 92 normale, quindi non più vertex la parte posteriore, ma va a riempire per chi ha la mano particolarmente grossa o particolarmente piccola, quindi che necessita di diciamo un riempimento per portare la mano ancora più in alto sull'impugnatura, abbiamo anche quella tipologia di guancetti. Allo stesso modo anche le leve di sicura saranno di tre misure, piccole, medie e grandi, proprio per adattarsi al massimo all'utente finale, che poi decide quale accessore puoi montare sulla sua pistola per adattarsela al meglio. Ecco, io dal punto di vista tecnico penso di aver affrontato un po' tutte le caratteristiche, non vi resta che provarla e farci sapere cosa ne pensate. Prego. Bene, ora la impugno io per la parte sensoriale, diciamo. Impugnandola, prima di tutto si sente che è particolarmente pesante, è un bel macigno e come diceva lui questa è una roba cercata, diciamo, per dare una maggiore stabilità all'arma. Linea di mirino frontale a fibra ottica, da un'immediata acquisizione, anche perché la tacca di mira posteriore non ha riferimenti, quindi è una cosa abbastanza immediata. Qui purtroppo c'è il neon che la colpisce da dietro, si va a perdere un po' quell'effetto di luminescenza che la caratterizza quando la luce arriva verticale, però direi molto visibile. Slittina sotto il fusto, anche qui per dotarle di accessori, di torce o qualsivoglia. Il profilo a dente di sega che vi diceva prima lui è molto 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 aggressivo, molto grippante. Oggi fa un caldo boia, siamo sudati, fradici, ho le mani sudate, però come vedete senza neanche un'eccessiva, diciamo, stretta, il carrello proprio resta attaccato alle dita del tiratore. Buono anche il grip, buona la zigrinatura sia anteriore che posteriore, bella affilata, proprio si incolla la mano. Impugnandola trovo molto comode questo profilo, diciamo, maggiorato del chiavistello di smontaggio che va a ospitare il pollice. Anche io ho le mani più piccole delle sue, lo stavo notando prima, però devo dire che così è proprio la mia misura. Io ci ho sparato 10 colpi prima, anzi meno, per fare le riprese in point of view. Devo dire che è andata molto bene, ho avuto un feeling immediato veramente istantaneo, sono andato subito nel 10 e nel 9 e ora telecamere accese spero come al solito di rifare lo stesso risultato. Comunque sia, sparerò una serie io, poi la passerò a lui per farvi vedere come si spara bene e poi vedremo come si sviluppa. Lo scatto, è vero, prima di sparare lo scatto, confermo quel che diceva lui, ha una precorsa cortissima, molto morbida, poco elastica, si percepisce bene il punto d'appoggio. Lo sgancio avviene in maniera precisa e leggera. In doppia azione invece la trazione inizia subito e non è neanche eccessiva e tac, si riesce a intuire il punto in cui sta per avvenire lo sgancio,
Perfetto. Il reset, anche qui, cortissimo. Siamo veramente al millimetro. Spettacolare. Non vedo l'ora. Sparerò i primi 5 colpi su un bersaglio circolare modello RE. Sto usando una munizione fiocchi linea top target da 124 grani ramata. Ho già messo 5 colpi nel caricatore. Ecco, una cosa bella dei caricatori che sono già forniti di serie di questa superficie. Uno per appesantirli un po', diciamo, facilitarne lo sgancio, la caduta. Due per andare a proteggerli quando durante le competizioni di tiro dinamico, ad esempio, si sgancia il caricatore alla selvaggia, il caricatore colpisce sulla gomma, quindi resta perfettamente sano. Pronti? Vai. Allora, sensazione di sparo, devo dire, è diversa dalle altre varie progetto M9 che ho provato. Si sente che è stato fatto un grosso intervento di miglioria al gruppo scatto. La trazione è leggera, è bella pesante, quindi il rilevamento e il rinculo sono molto docili. Adesso da qua vedo che non è andata proprio male. Dà una bella sensazione, fa venire voglia di spararne tanti, di spararne veloci, non so se riesco a spiegarmi. Ora comunque vediamo cosa ho fatto. 3 nel 9 praticamente nello stesso buco e altri 2 nel 9, uno a destra e uno a sinistra. Dicevo, davanti alla telecamera non è che si è proprio sempre rilassati. Prima sono stato più centrale, però anche di questo risultato non mi lamento. Ora cambiamo il bersaglio, altri 5 colpi e sparerà lui. Non è soddisfatto del risultato, però comunque ripeto, sono sempre a degli ottimi livelli. Poi siamo qui davanti alla telecamera, è sicuramente un'altra situazione. Siamo che la temperatura. Sì, anche fa parecchio caldo, anche perché abbiamo dovuto spegnere tutti i ventilatori e fa caldino. Ora però una sorpresa per voi. Siccome io dico sempre che secondo me un'arma per essere buona deve anche essere immediata, abbiamo un ospite speciale. Vieni qua, ed è Nina, che non spara da almeno 3 mesi, non ha provato la beretta, questa beretta. Voglio vedere, facendole sparare 5 colpi, cosa è in grado di fare. Buongiorno a tutti. Allora, come sensazione è un'arma molto stabile, bella pesante, rincula molto poco. Il grilletto è molto leggero e anche l'impugnatura è molto comoda, anche per me che ho le mani molto più piccole rispetto alle loro. Che dire, io la trovo un'arma perfetta, anche per me che sono mancina, non so se l'avete notato mentre stavo sparando, la trovo un'arma perfetta. Questo è il mio bersaglio, come al solito ne ho cacciato uno troppo basso, la solita pecorella smarrita,
Poi ne ho messi 3 nell'8 e 1 nel 10, quindi dai, sono abbastanza soddisfatta. Calcolando che era, ripeto, 3 mesi che sì, non sparava, esatto. E che lei comunque ha una Revolver Taurus e una Glock 34, cioè questa è veramente agli antipodi, come dico esatto. Sempre io. Un'arma secondo me deve essere anche immediata per essere considerata buona, deve essere accessibile, deve essere in grado di far sparare bene anche una persona digiuna di quella tipologia di arma o in generale anche del tiro a segno. Ora salutiamo Nina. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. Prego. E noi facciamo i conti con il nostro caro zombino. Le regole oramai le sapete tutti. Il bersaglio partirà dalla distanza di 10 metri, avanzerà verso di me nella simulazione di volermi sbranare. Sparerò con una mano sola, mantenendo un ritmo di fuoco un po' più concitato, un po' più veloce. Questa, secondo me, è l'arma adatta per fare dei buoni numeri. Vediamo se io sono il tiratore adatto per fare dei buoni numeri. Anche qui inizierò io, poi passerò il testimone a lui e vediamo. Vai. Non bene, non bene. 2 a sfioro, uno bello centrale, uno qua. Devo dire, con una mano sola, a parte dico comunque sì, si sente il peso, ma veramente forse avrei bisogno di training, perché questo scatto è troppo preciso rispetto alle porcherie a cui sono abituato, vedi Glock e robe varie. L'allineamento comunque è istantaneo, il rilevamento anche, ripeto, è bella pesante e molto governabile. Ci sarebbe bisogno davvero di parecchio training per me, perché pensavo di fare meglio, invece ahimè sono andato malino. Passo il testimone a lui. Sto veramente caldissimo e quasi a tal punto di vedere il mirino con l'effetto miraggio. Pronti? Pronto. Uno, due, tre, quattro a segno e uno che ha sfiorato alto. Come vedete, lei è perfetta. Sono io che oggi, e ripeto, avrei bisogno di training, training, training. Comunque, purtroppo siamo giunti al termine di questa bella prova. Io passo di nuovo la parola a lui per... Io inizio traendo le mie conclusioni. Vi dirò. È un'arma che esteticamente mi piace molto, è aggressiva, ha quella finitura che è bellissima, il dual tone col nero sta da Dio. È un'arma che funziona bene, è un'arma con cui si può pensare di fare un genere di competizioni anche abbastanza spinto, anche abbastanza elevato. Mi piace parecchio. Ora passo a lui per dire le ultime note, la classificazione e il valore commerciale. Bene, allora la 92X è classificata sportiva, la production, quindi con caricatore da 15 cartucce, al pubblico di listino costa 1.499 euro, viene fornita così come la vedete con 2 caricatori nella valigetta, e aftermarket sul sito Beretta oppure tramite il vostro armiere potete trovare tutti gli accessori di cui abbiamo parlato prima. Questa è un'arma, come abbiamo iniziato a dire, che è nata dai tiratori per i tiratori, naturalmente è un impianto che era prettamente relegato all'aspetto operativo, tattico, di polizia e militare. Adesso l'abbiamo un po' più rivolto verso l'aspetto sportivo, per dare la possibilità a tutti i tiratori di scegliere. Prima l'impianto era uno solo da utilizzare in ambito agonistico, production. Adesso uno può scegliere, perché non abbiamo niente da invidiare a nessuno, anzi. Direi proprio di sì. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Io come al solito ringrazio lo staff del poligono che presiede le riprese, ringrazio il mio staff che
che effettua le riprese e montaggi video. Ringrazio il grande Roberto Vezzoli che ha partecipato e ci ha prestato la sua meraviglia. E ringrazio anche Nina per i 5 colpi che ha sparato. E per oggi ho finito. Vi saluto. Ciao. Ciao.